La Gazzetta dello Sport apre con Milan, è Šeško, con lo sloveno del Lipsia che costa 50 milioni e può diventare l'acquisto più caro di sempre per i rossoneri. In taglio alto, Chiesa Juve, aria di sì, sul rinnovo di un anno. Di spalla, il calcio resti autonomo, l'appello dei club che non vogliono controlli dal governo. E ancora, zona Champions, l'Atalanta aggancia la Roma. Al quinto posto, in taglio basso, Inter, serve un'altra super punta. In prima pagina sul Corriere dello Sport c'è, Roma, voglia di Chiesa, con DDR che spinge e Friedkin che ci prova. E poi, Napoli, un altro regalo, col pareggio di Udine. Di spalla, l'agenzia del governo è un caso internazionale. E ancora, Luis Enrique. Se il PSG esce non è un fallimento, in taglio basso con Djokovic e Berrettini scaldano Roma. Su Tutto Sport il titolo in apertura è Rinnovo Chiesa. Si tratta a oltranza, con la Juve che vuole chiudere prima dell'Europeo. In taglio alto, Toro, scoperti i colpevoli. Di spalla, oggi con Cheikao, si libera per il Milan e il calcio si unisce contro il governo. In taglio basso, Mbappé, la finale il regalo di addio. Serie A, Udinese-Napoli 1-1, success replica a Osien al 92. Il Napoli non sa più vincere. Nel posticipo che chiude la 35.m giornata di Serie A, la squadra di Calzona non va oltre l'1-1 contro l'Udinese e consente agli uomini di Cannavaro di muovere la classifica in zona retrocessione. Al Blue Energy Stadium nel primo tempo, va in scena una gara segnata da tanti duelli, poco ritmo e zero tiri in porta. Nella ripresa Osimhen, 51, sblocca il match di testa su perfetto assist di Politano, poi nel recupero success, 92, beffa gli azzurri, pareggia i conti in extremis e tiene vive le speranze bianconere. Serie A, Salernitana-Atalanta 1-2, Gasperini aggancia la Roma al quinto posto. L'Atalanta batte 2-1 la Salernitana nel posticipo della 35esima giornata di Serie A e aggancia la Roma al quinto posto, tornando in zona Champions League con ancora una partita in meno rispetto ai giallorossi. I campani, già retrocessi, disputano un primo tempo di grande orgoglio, sbloccando la partita dopo 18 minuti con un gran gol di Ciauna. Nella ripresa però i ragazzi di Gasperini la ribaltano meritatamente, grazie alla zampata di Scamacca, 57 minuti, e allo splendido sinistro di Coop Miners, 63 minuti. Comincia nel migliore dei modi dunque il periodo di fuoco dei bergamaschi, attesi ora dal ritorno della semifinale di Europa League col Marsiglia, poi dallo scontro decisivo con la Roma e infine dalla finale di Coppa Italia con la Juventus. Vardy ha già deciso il futuro. Niente Wrexham, resterà a Leicester per rigiocare la Premier. Nonostante i suoi 37 anni, il fiuto per il gol di Jamie Vardy è rimasto intatto. L'attaccante inglese, che in questa stagione ha segnato 18 gol in 35 presenze nella seconda serie del calcio inglese, è stato fondamentale per il ritorno dell'Leicester in Premier League appena un anno dopo la retrocessione. E sembra che farà ancora parte del progetto. Come riportato dal Daily Mail, il giocatore non lascerà infatti le Foxes dopo che le voci di un suo trasferimento al Wrexham sono state smentite direttamente da Humphrey Kerr, attore e direttore del club gallese. Werder Brema, rinnovo per il portiere Zetterer. E Niemeyer è il nuovo DS. Attraverso i propri canali ufficiali, il Werder Brema ha annunciato di aver rinnovato il contratto del portiere Michael Zetterer, il 28enne di Monaco di Baviera, che ha disputato 25 presenze in Bundesliga, subendo 35 reti e mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni, ha firmato fino al 2027. Il club tedesco ha reso noto anche di aver nominato un nuovo direttore sportivo,
Si tratta del 40enne Peter Niemeyer, ex giocatore proprio del Werder. Manchester United umiliato a Selhurst Park, poker del Crystal Palace, Olise protagonista. La stagione del Manchester United ormai può essere salvata solo dall'FA Cup, la finale contro il Manchester City si disputerà il 25 maggio. La squadra di Erik ten Hag crolla miseramente sul campo del Crystal Palace. Il 4-0 finale è l'ennesima figuraccia di un campionato da dimenticare e adesso i Red Devils si ritrovano in ottava posizione in classifica, a 2 punti dal Newcastle e dal salvagente Conference League. Il West Ham annuncia l'addio di Moy. Tutto pronto per l'approdo di Lopetegui. La notizia era nell'aria già da diversi mesi e ora è ufficiale. Il West Ham ha annunciato la separazione con David Moy, che lascerà il club londinese al termine della stagione. Arrivato a dicembre del 2019, il manager scozzese ha allenato gli Hammers per 228 partite finora, conquistando la Conference League della passata stagione a spese della Fiorentina. Il sostituto dell'ex tecnico di Everton e Manchester United sarà, con ogni probabilità, Julen Lopetegui, mollato dal Milan dopo le proteste dei tifosi. Chi sarà il sostituto di Tuchel al Bayern? Dalla Germania, spunta l'opzione Pep Guardiola. Come riportato da Abendzeitung, si tratta di Pep Guardiola, che ha già trascorso del tempo sulla panchina biancorossa prima di trasferirsi al Manchester City, dove sta vivendo ormai la sua 8ª stagione. Il Bayern riuscirà a convincere il tecnico catalano a lasciare i Citizens in estate? Si chiede la medesima testata tedesca. Il Manchester United vuole fare cassa in estate, 100 milioni di sterline da 2 giocatori. Il Manchester United ha intenzione di fare cassa in estate. Secondo quanto riporta il portale Gimme Sport, i Red Devils sperano di incassare 100 milioni di sterline vendendo i cartellini di Jadon Sancho e Mason Greenwood durante il prossimo mercato. Greenwood, attaccante esterno classe 2001, è attualmente in prestito al Getafe e ha finora realizzato 10 reti e 6 assist in 32 presenze. Sancho, stesso ruolo ma classe 2000, oggi è tornato in prestito al Borussia Dortmund e in stagione conta 20 presenze con 3 gol e 2 assist. Il primo viene valutato 15 milioni di euro, il secondo 25, fonte, Transfermarkt. Il Manchester United vuole esonerare Ten Hag, c'è un candidato già in pole per sostituirlo. Thomas Tuchel balza in pole position. Come scrive il portale Football Insider, il tecnico tedesco oggi sarebbe il principale candidato a diventare l'allenatore del Manchester United durante la prossima stagione. Se i bavaresi hanno già annunciato da settimane l'addio di Tuchel, i Red Devils stanno invece cercando la figura giusta per rimpiazzare Erik ten Hag, che a Old Trafford ha deluso non poco dopo aver reso grande l'Ajax in Olanda e in Europa. Un intreccio di panchine che potrebbe presto materializzarsi.